prima questa questione. Ecco, questa tabella che vedete è praticamente la ricostruzione di tutte le società di assicurazioni aperte a Napoli, non le rappresentanze, ma proprio quelle costituite a Napoli, dal 1818 al 1857. Erano tutte operative. Erano 28, erano molte, considerando anche il capitale sociale che muovevano. E queste società, la tipologia sociale di queste società andava dalla piccola società in accomandita alla grande società anonima, ed il capitale sociale da versare, come vedete dalla tabella, andava da un minimo di 4.000 ducati ad un massimo di 400.000 ducati. E tra i promotori, gli azionisti, molti erano gli imprenditori, i banchieri, i titolari di case commerciali e bancarie presenti a Napoli. Dunque, da questo grafico, che è stato elaborato in base a dati quantitativi dei soci che avevano sottoscritto praticamente le azioni di queste 28 più o meno, 28 società, adesso non mi ricordo se erano tutte, sono riuscita a recuperare tutti. Comunque sta di fatto che si capisce benissimo come i personaggi presenti in queste compagnie facevano parte del... Scusate. No, c'è scherzino, stiamo tutti quanti commentando. Dunque, si vede come per ben 87 volte risulta la presenza dei Cafiero. Poi ci sono i Cacace, i Ricciardi, i Castellame, Mareschi, cioè tutte persone che sono in qualche modo legate al mare, ma non soltanto perché avevano investito nell'assicurazione, perché erano armatori, agenti marittimi, eccetera, eccetera. Ma qui non sto appunto insegnare cose che potreste raccontare voi. Un'altra elaborazione che mi sono divertita a fare è vedere il genere dei soci delle società in queste assicurazioni. Ovviamente il 94% erano uomini, non c'è niente da fare, però c'è un 2% di donne, e sarebbe interessante, cose che appunto si potrebbe capire, se queste donne avevano portato in dote quote appunto investite in società di assicurazioni, o perché le avevano ereditate dai propri mariti perché erano diventate vedove, oppure se c'era qualcuna particolarmente attenta all'imprenditoria. Un 4% era invece in mano a delle società, delle ditte praticamente commerciali. Ora, qualche conclusione. Vorrei sottolineare una cosa. Queste società non si limitavano a stipulare contratti di assicurazioni marittime, ma anche ovviamente altri tipi di contratti di assicurazioni sulla vita o gli incendi, però ovviamente per quanto riguarda Napoli era soprattutto il ramo marittimo quello più attivo. Questi però servizi offerti rappresentavano solo una minima parte dell'attività svolta dalle società di assicurazioni. Altri servizi erano offerti ai commercianti come cambi marittimi, sconto cambiale e anticipazione di capitali, cioè tutti i servizi che rientrano, oggi diremo, nell'attività bancaria e creditizia. Le motivazioni sono da ricercare nel fatto che queste società, costituitesi con capitali sociali che andavano a formare un fondo di garanzia all'attività assicurativa, per evitare che restasse tesaurizzato, era investito negli anzidetti servizi, i quali avevano un costo per chi li richiedeva, e il guadagno andava ad alimentare non solo il fondo sociale, ma anche gli utili da distribuire ai soci. E questo nonostante il settore del credito, come qualcuno sa, era in mano, in qualche modo era monopolizzato dal Banco delle Due Sicilie, al quale era annessa una cassa di sconto e una sezione pegni, quindi credito commerciale e credito al consumo. Or dunque, per concludere, nell'Ottocento preunitario a Napoli, come altrove nella penisola, si assiste al fenomeno della diversificazione delle attività svolte dalle nuove società di assicurazione, che cominciarono ad aprirsi subito dopo la Restaurazione. Le nuove società assicurative assunsero un ruolo di carattere finanziario più ampio, offrendo credito in mancanza di un sistema creditizio specializzato. La domanda creditizia che cresceva all'espandersi del mercato, sia interno che esterno, come riflessi degli effetti della prima rivoluzione industriale, spinse all'impiego del capitale sociale in sconti cambiari e anticipazioni di capitali e cambi marittimi. Purtroppo il periodo che va dalla fine degli anni 40 all'Unità d'Italia è forse quello meno studiato dal punto di vista economico, e numerose sono le questioni che rimangono aperte sia riguardo alla vita istituzionale di queste società, sia ai risvolti politico-economici del mercato su di esse. Grazie. Bellissima Paola Pallone, sollecita anche studi di genere sul significato della presenza femminile, tutt'altro che ovvia in realtà. E devo dire, studi che sono importanti in un paese dove storiograficamente siamo partiti dalle parti.
Ora è evidente che dai segni mentali e dalle